il grazie. Quindi diciamocelo tutti insieme. Grazie, 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 bravi, subito reattivi, i pubblici che ci piacciono. Dicevo, nel 20 e nel 21 non abbiamo potuto diciamo celebrare, ecco, di persona questo momento, ma era stato, se vi ricordate, era stato apposto sulla cancellata del municipio lo striscione, quello lungo 8 metri, con la semplice parola, ma dicevo un termine che ha un profondo significato, cioè grazie. Oggi invece possiamo nuovamente ritrovarci in presenza e quindi poter davvero dare un riconoscimento, ma che è proprio simbolico, ma a chi svolge un'attività fondamentale, perché con la propria azione declinata in tanti campi, perché oggi il grazie lo vogliamo tutti insieme dire a tutti quei volontari che singolarmente prestano la propria attività quotidianamente, silenziosamente, senza chiedere nulla in cambio, ma la cui attività, la cui azione, il cui gesto ha una ricaduta su tutti noi cittadini, sulla città, visto che si ricordava che poi quest'anno cade una ricorrenza importante, cioè il 50° dall'elevazione, proprio quindi un 50 anni dall'intitolazione di città da parte della nostra Castellanza, ecco, quindi le loro azioni declinate cadono davvero su tutti noi, ma soprattutto creano anche quella comunità che oggi è presente qui a Teatro. Non voglio dire che verranno premiate, perché non è un premio, è semplicemente una necessità oggi come oggi, perché diventa difficile anche dire molto semplicemente grazie, grazie per quello che fai, grazie perché quello che tu fai lo fai per te stesso, lo fai per il tuo prossimo, lo fai davvero per tutti quanti noi. Quindi quello che vi chiediamo è di unirci, di unirvi, ecco, a noi, di unirvi all'amministrazione, di unirvi tutti in questo momento, ma per tributare davvero un piccolo omaggio a chi, dicevo, ciascuno nei propri ambiti di attività. Il loro prezioso contributo in ambito sociale, in particolar modo per il servizio di trasporto disabili e l'affiancamento nell'accoglienza e segreteria in occasione della campagna dello screening Carotideo e per il supporto agli sportelli sociali. Iniziamo un bellissimo elenco che parte con Franco Bonetti. Invito tutti, chiaramente man mano vengono nominati, ad essere accompagnati, bravissimi, super pubblico, super pubblico quest'oggi, oltre che ad essere accompagnati da un applauso a recarsi ovviamente qui sul palco dove il sindaco Mirella Cerini e l'assessore Cristina Borroni sono qua pronti. Io mi sposto così lascio spazio. Allora, mentre arriva Emma, io chiamo anche Augusto Croci e Sonia Donelli. Un applauso anche per loro. Il suo straordinario supporto fotografico. Grazie mille e grazie ancora davvero. Vai. Siamo veramente contenti di essere qui con voi, noi siamo i Tri Somari e portiamo in giro per i teatri e per i locali di questa zona la storia del rock in acustico, dagli anni 50 a oggi